12 cartoni della Pixar con un profondo significato psicologico. I cartoni non sono solo un modo per distrarre i tuoi figli. I loro creatori vi includono anche verità importanti e preziose lezioni di vita da cui possono imparare sia i bambini che gli adulti. Sia un bambino che il bambino dentro di te può trarre moltissimo da questi cartoni animati della Pixar. E niente paura, nessuno spoiler. Alla ricerca di Dory, 2016. Il film racconta la storia di una tenera pesciolina di nome Dory che fin dalla nascita soffre di perdita di memoria a breve termine. Malgrado la sua condizione, è sempre allegra, vivace e ottimista, e della vita vede sempre il lato positivo. La sua disabilità, inoltre, non le impedisce di partire coraggiosamente alla ricerca dei suoi genitori, da cui è separata da molto tempo. Dory ci insegna che possiamo realizzare ogni obiettivo e che niente, nemmeno problemi di salute fuori dal nostro controllo, può fermarci o abbattere il nostro spirito. Il viaggio di Arlo, 2015. Questo cartone non parla solo della improbabile amicizia tra un bambino e un enorme dinosauro. Tratta anche di un mondo in cui è la natura a dominare sulla civilizzazione e non il contrario come conosciamo oggi. Ci possiamo relazionare tutti alle paure e ai traumi che il dinosauro Arlo deve riuscire a superare. Il film ci ricorda ancora una volta che un'amicizia sincera e leale vince sempre su tutto. Inside Out, 2015. Questo film è una delle creazioni più potenti e riuscite della Pixar. È stato approvato persino da psicologi e psicoterapeuti. La protagonista, Riley, è un'adolescente che cerca di venire a patti con le emozioni provocatele da grandi cambiamenti nella vita. Emozioni che sono anche personaggi del film. Ce ne sono 5. Gioia, tristezza, paura, rabbia e disgusto. La storia aiuta persone di tutte le età a capire che non dobbiamo temere le nostre emozioni o ingabbiarle e reprimerle quando attraversiamo periodi difficili. Apriamoci a tutti i nostri sentimenti, buoni o cattivi che siano. Ribelle, 2012. Questo cartone è ottimo per ricordarci che non dobbiamo sempre sottostare alle aspettative che gli altri hanno su di noi. La storia tratta della relazione tra la coraggiosa Merida e sua madre, che ha pianificato il futuro di sua figlia fin nel più piccolo dettaglio. La grande lezione di questo film è che le ragazze non devono essere sempre principessine se amano invece l'avventura. Un messaggio davvero importante per chiunque ci dice di mettere da parte tutti gli stereotipi di genere ed essere semplicemente noi stessi. Up, 2009. Questa triste e toccante storia su amore, solitudine e vecchiaia tocca davvero delle corde sensibili. Un anziano di nome Carl pensa tutti i giorni alla moglie morta di recente, ricordando tutte le avventure che sognavano di fare insieme. Alla fine, Carl decide di volare per conto suo nella sua casa usando i suoi palloncini, quando un simpatico piccolo Boy Scout porta degli imprevisti nel suo piano. Questo cartone ci dice che abbiamo bisogno delle favole nella nostra vita ad ogni età. Una volta visto questo film, ci si rende conto che non è mai troppo tardi per realizzare i tuoi sogni. Basta decidersi e farlo. Wall-E, 2008. Questo cartone non tratta solo profondi sentimenti, ma anche di grandi responsabilità. Wall-E ci insegna a prenderci cura del nostro pianeta, mostrandoci le terribili future conseguenze se continueremo a consumare le sue risorse irresponsabilmente. Molte volte nemmeno capiamo quali conseguenze possono avere le nostre azioni, ma questo film mi farà ricordare bene che siamo tutti responsabili per il benessere del nostro pianeta. Ratatouille, 2007. Remy è un piccolo topo che sogna di diventare un grande chef. Malgrado i suoi amici non credano in lui e la società ovviamente rabbrividisca l'idea di un topo in cucina, Remy persegue comunque il suo sogno con l'aiuto di un amico umano e dello chef Linguini. Ratatouille può aiutarci a capire che non ha importanza da dove veniamo se si è abbastanza coraggiosi da perseguire i nostri sogni. È attraverso duro lavoro, perseveranza e fiducia in se stessi che ci riusciamo. Questo cartone vi ispirerà a seguire i vostri sogni, anche se la società o gli altri dicono che non vale la pena o che non ci dovete nemmeno provare. Cars, motori ruggenti, 2006.
Saetta McQueen è un campione di corse arrogante e sicuro di sé che di lì a poco capirà che non bisogna sottovalutare e approfittare del lavoro di squadra. Questa storia ci mostra che il successo può accecarci con tutte le attenzioni e le opportunità che porta con sé. Ma non bisogna mai dimenticare chi ha creduto in noi e ci ha aiutato ad arrivare in alto. Non c'è fama o fortuna che possano sostituire le persone che contano nella nostra vita. Gli Incredibili, 2004. I protagonisti di questa storia sono una famiglia che cerca di sembrare ordinaria, ma non è così facile perché tutti loro in realtà hanno dei superpoteri. E nascondere le loro abilità speciali porta loro solo tristezza. L'essenza del film è che il talento e l'abilità che ci sono donati sono una parte integrante della nostra personalità. Per dirla semplice, se nascondiamo i nostri talenti, non siamo più noi stessi. Questo cartone ci dice: non cercare di essere come tutti gli altri, ma sii orgoglioso della tua unicità. Alla ricerca di Nemo, 2003. Alla ricerca di Nemo narra la storia di un padre amorevole, Marlin, e di suo figlio Nemo. Marlin è un po' troppo protettivo nei confronti di Nemo ed è sempre in ansia per suo figlio, che è nato con la disabilità di avere una pinna più piccola dell'altra. Questo cartone si rivolge ai genitori insegnando loro che, sebbene i bambini necessitino del loro amore, supporto, guida e protezione, non bisogna impedire ai figli di seguire il loro cammino ed esplorare il mondo a modo loro. E proprio come il suo sequel che abbiamo già menzionato, Alla ricerca di Dory, questo film ci insegna che i problemi di salute o le disabilità non possono impedirci di realizzare i nostri sogni. Monsters & Company, 2001. In questo cartone Pixar, i mostri lavorano per una grande corporazione e il loro lavoro consiste nello spaventare ogni bambino del mondo. Ma paura e intimidazione sono le peggiori armi che si possono usare contro una fiorente società. I protagonisti della storia si accorgono presto che comprensione reciproca, rispetto e benevolenza sono molto più potenti della paura. Seguendo questa splendida storia, si capirà davvero che quelli che fanno più paura hanno, di solito, loro stessi paura. Grazie Pixar per darci pensieri così profondi. Toy Story, 1995. Bene, adesso stiamo pronti a sentirci dei vecchietti. Uscito nel 1995, questo classico della Pixar continua a farci sognare e insegnarci importanti valori. È la storia incredibile di alcuni giocattoli che prendono vita quando non c'è nessuno intorno. Questi giocattoli provano sentimenti di gelosia, amicizia e nostalgia di casa. Sono proprio come tutti noi e vogliono essere amati e che ci si prenda cura di loro. Una storia tenera che ci insegna che il tempo scorre, ma la vera amicizia e devozione durano per sempre. E concludiamo con un simpatico bonus, una barzelletta sul lavoro incredibilmente duro degli animatori Pixar, per chiudere sorridendo. Impiegato Pixar. Possiamo andare a casa adesso? Stiamo lavorando da più di 16 ore. Pixar. Non ancora. Voglio vedere ogni singola fibra di quella maglietta. È divertente perché probabilmente è vero. Quale di questi film è il tuo preferito? Dici la tua nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticare di cliccare il tasto mi piace e condividere questo video con i tuoi amici. Inoltre non dimenticare di iscriverti al nostro canale se vuoi essere aggiornato con tutti i nostri video utili e divertenti. Unisciti a Il Lato Positivo.